Vaccari per aver creato questa opportunità insieme all'amministrazione e la presenza del governo, del Presidente del Consiglio, testimonia quanto oggi in questa situazione che noi stiamo vivendo il valore della testimonianza sia un valore determinante per costruire un futuro migliore per me stesso, ma soprattutto per le nuove generazioni. Noi stiamo vivendo un momento complesso perché tanti conflitti sono alimentati nel mondo, abbiamo questa pandemia che rappresenta un momento di grande difficoltà, ma quando c'è un mare in tempesta, quando sembra che le rotte che noi abbiamo sempre percorso non ci consentono più di portarci in sicurezza, proprio in quel momento il faro dei valori dell'umanità, il senso delle competenze, il senso della pace rappresenta l'unica fonte di ispirazione per tutti noi. E la circostanza che questo luogo sia e continui ad essere e diventi ancora di più un grande faro dei valori della pace e della convivenza, che questo venga fatto insieme al sistema universitario toscano, ma io mi auguro tutto il sistema universitario nazionale, è una missione alta perché significa portare avanti quella testimonianza dell'alta formazione come luogo di valori democratici, come luogo di formazione del cittadino, soprattutto come luogo di formazione di una società che vede nell'inclusione e nel dialogo tra le differenze l'elemento fondante per il miglioramento e il progresso. Grazie tante per lo sforzo e l'impegno che voi avete messo e soprattutto per quello che metterete in futuro. Grazie.